Il Catù e la sua organizzazione era fondamentale per l'economia delle famiglie di Verbicaro, in quanto era il luogo dove si conservava il vino, e il vino era la risorsa da cui rientravano poi i soldi, insieme ad altre poche attività che si svolgevano nel paese, la pastorizia ed altre attività connesse alla produzione vitivinicola, l'uva passa con il metodo tradizionale molto molto antico, anche quello di origine grecanica, della trasformazione dell'uva duraca in uva passa e poi in panicelli decantati da D'Annunzio. I Catua oggi hanno perso la funzione storica che avevano, poiché le trasformazioni, l'emigrazione, le grandi trasformazioni economiche del posto dopoguerra, del secondo dopoguerra, hanno ingenerato una trasformazione nelle cantine. Ce ne sono ancora molti di quelli di una volta, ed erano interessanti proprio per la loro organizzazione, in quanto erano i sotto casa, ma erano organizzati in maniera tale da costruire un microclima che potesse conservare in maniera costante umidità e temperatura, che era straordinaria per la conservazione, la maturazione e la conservazione del vino. Nei vecchi Catua non c'era la pavimentazione come oggi vediamo in quasi tutti i Catua un po' modernizzati, che è la pavimentazione in cemento, ma era o lastricata in pietra o addirittura sterrato, e questo consentiva questo microclima che era fondamentale per la maturazione del vino. Il Catua era anche un luogo di socializzazione, lo era soprattutto, anzi diciamo esclusivamente per i maschi. Fino agli anni 70 erano i maschi che si incontravano quasi sempre fine settimana, le sere, e consumavano il bicchiere di vino insieme agli amici, e poi successivamente alle trasformazioni anche sociali. Oggi sono luoghi frequentati da tutti, ma sono anche fortemente trasformate, come sicuramente avrete modo di vedere. Sono aggiustate più come una tavernetta, e molti di questi che in qualche maniera i giovani continuano a conservare come tradizione. All'interno di queste strutture c'era in genere solo e soltanto vino con tutti gli annessi, quindi le botti, le damigiane, le damigianette, i fiaschi e i barilotti, i varlire. I varlire erano fondamentali per il trasporto del vino. Andavano a sarme, cioè due barilotti facevano circa 80 litri, e il vino veniva venduto a sarme. Partivano i mulattieri con il vino. A ritroso il vino arrivava nelle cantine, di Catua, insomma, arrivava invece trasportato con gli otri, o otri riempiti nei palmenti e portati a spalla dalle persone, svuotate dentro la botte, o trasportati, qualora i palmenti erano distanti dal centro abitato, perché tutto il territorio di Verbicaro, ma anche fuori Verbicaro, i paesi limitrofi,
erano tutte coltivate a vigneto e in parte lo sono ancora oggi dai verbicaresi. E quindi c'era un territorio segnato dalla presenza di questi palmenti, da dove l'uva pigiata, trasformata, veniva poi trasportata in paese con i muli, gli asini, con gli otri. La trasformazione dell'uva in vino avveniva nei palmenti. Non tutti i catuva erano muniti di palmenti. Il palmento era questa struttura probabilmente introdotta dai francesi. Quindi la maggioranza degli agricoltori non aveva il palmento, aveva il catuva. Affittava il palmento da un altro che l'aveva, li pigiava, lo teneva 24 ore a maturare, lo spremeva la seconda volta le vinacce e trasportava il mosto nel cantuvo. La cosa che va sottolineata, l'importanza economica che aveva il vino, l'abbiamo già detto, per le famiglie. Si aspettava la maturazione del vino con una tensione nelle famiglie che lo producevano, perché avere una buona annata di vino significava poter vendere un prodotto a un prezzo migliore, significava avere una sicurezza per tutta una serie o di spese già fatte e quindi poter pagare, o di altri investimenti da fare che altrimenti, qualora il vino non fosse riuscito buono, creava grossi problemi economici alle famiglie. E c'era un giorno particolare per la verifica se l'annata del vino era buono o no. Era a Madonna i Perchavot. Io credo che sia uno dei pochi paesi che dedica ad una festa, ad una Madonna, il ruolo di bucare le botti. A Madonna i Perchavot. Quel giorno, cioè l'8 di dicembre, c'era tutto il paese in fermento, perché c'erano gli assaggiatori di vino, ma tutti quanti, che giravano da una cantina all'altra e perciavano, cioè bucavano la botte. In genere veniva fatto un buco, qui su questa botte non si vede molto bene, veniva fatto un buco a questa altezza con un trapano e con un frustino di salice poi si tappava, da lì si spillava il bicchiere di vino e incominciava il giro con le persone che erano dentro la botte, e ognuno dava il suo giudizio. E quello era un momento per molte persone di felicità, perché il vino era venuto buono, e per altre erano veramente momenti anche di pianto, perché se il vino era andato a male significava aver perso un anno di lavoro. Ovviamente questo tipo di economia legata al vino aveva un indotto che durava pressoché tutto l'anno. Le botti, c'erano i mastri bottai a Verbicaro, venivano costruite a Verbicaro stesso. Ed era tutto un lavoro straordinario, perché venivano scelti i cerri, cioè una quercia particolare, che poi veniva lavorata, tagliata per fare le doghe e bollita a lungo perché avesse una sua consistenza, perdesse tutte le impurità, e raramente erano fatte anche con castagno, però il castagno poi aveva un'influenza più tanninica con i vini, insomma. C'era tutta una cultura, ma c'erano alcuni che le preferivano. Quindi voi immaginate un paese che aveva una cinquantina di falegnamerie, e molte di queste, sparse in tutti i vicoli, avevano decine e decine di
persone che si occupavano della costruzione delle botti. A fianco ai falegnami c'erano poi i fabbri che dovevano fare i cerchi, cioè c'era tutta una economia legata al vino. Oggi Mastri Bottai a Verbicario ce ne sono rimasti due o tre che sono capaci ancora di costruirle. E l'unica cosa sarebbe quella di costruirla all'interno di quello che è l'idea del museo, dell'ecomuseo del vino, e quindi di recuperare in maniera diffusa sul territorio queste emergenze legate alla produzione, alla trasformazione e a tutto quello che era l'indotto economico della trasformazione del vino.